Benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere come ottimizzare il nostro profilo LinkedIn andando a sfruttare tutte le varie opzioni che abbiamo all'interno della piattaforma, andando a vedere tutte le varie funzioni. Per chi non mi conosce, io sono Federico Rognoni e sono founder e CEO di Zell Production, che è una società che si occupa di creazione di contenuti per i brand, per gli influencer, sia per i social che per i media più tradizionali. Sembrerà banale, ma la prima cosa che dobbiamo fare sul nostro profilo LinkedIn è quello di andare ad aggiornare, andare a inserire informazioni in tutte le sezioni che abbiamo all'interno della piattaforma. In questo modo il nostro profilo sarà completo e le persone sarà più facile che inizieranno a interagire con noi e inizieranno a collegarsi con il nostro profilo, proprio perché avremo magari interessi in comune o scopriranno qualcosa che vorranno imparare dal nostro profilo. La prima cosa che andremo a inserire è un URL personalizzato dove andremo a inserire il nostro nome e cognome. In questo modo poi saremo facilmente ricercabili e anche a livello di posizionamento sarà molto meglio, perché ci permetterà di essere ricercati molto facilmente. Un secondo elemento molto importante è la foto profilo. Diciamo che questo è il primo elemento che capita all'occhio ed è quello che viene mostrato fin da subito, e quindi avere una foto profilo molto riconoscibile con principalmente il nostro volto e anche a livello professionale può essere molto importante. Infatti non per forza deve essere la stessa foto che utilizziamo anche per Instagram, per TikTok e così via. Ad esempio, se abbiamo un personal brand molto forte, allora ha senso avere una foto profilo unica, ma se il nostro focus è semplicemente quello di crescere su LinkedIn e avere un posizionamento molto forte all'interno della piattaforma, è importante che ci sia una foto forte del nostro volto e che si veda molto bene la nostra faccia, così che siamo subito riconoscibili. Inoltre su LinkedIn possiamo inserire anche una copertina e questa ci potrebbe essere molto utile per far vedere subito cosa facciamo. Magari possiamo mettere la foto di qualche evento a cui abbiamo partecipato, oppure possiamo mettere l'uscita del nostro nuovo libro, come ho fatto io nel mio caso, oppure possiamo andare a inserire una foto del nostro ufficio con i nostri loghi e far vedere cosa facciamo nella vita reale all'interno del nostro lavoro. E quindi la copertina può essere uno strumento molto utile da utilizzare per ottimizzare tutti gli spazi che abbiamo nel nostro profilo. Dopodiché un altro elemento da aggiungere è quello del luogo dove ci troviamo, quindi ad esempio Milano, Roma, eccetera. Sono degli elementi molto importanti, perché ad esempio se io devo trovare dei collaboratori preferisco che magari siano a Milano, perché magari se sono dei lavori che devo fare fisicamente, con esempio dei videomaker, il fatto che siano a Milano è molto utile per evitare spostamenti magari dall'altra parte d'Italia. Chiaramente poi dipende anche dalle competenze. Se ho bisogno di un lavoro molto specifico e l'altra persona è anche dall'altra parte d'Italia, ma è esattamente la persona che serve, allora possiamo sorvolare questo problema. Ma se la persona è chiaramente di Milano, dove sono anche io, la ricerca è molto più facile. Quindi vi consiglio assolutamente di inserire qual è la vostra città, in modo da evitare fraintendimenti e la persona vi potrà seguire molto più facilmente e soprattutto interagirà e magari potranno nascere collaborazioni, anche solo magari un caffè insieme, dal quale poi nasce una relazione. È stata aggiunta recentemente anche la possibilità di aggiungere una nota vocale dove possiamo pronunciare il nostro nome, così da evitare fraintendimenti con il nostro nome. Quindi soprattutto, se siamo italiani con altri italiani, tendenzialmente dovremmo dire il nome corretto, ma nel momento in cui magari parliamo con persone straniere, quindi magari americane o tedesche eccetera, non sappiamo esattamente come si pronuncia il nome, e quindi questa nota vocale può essere molto utile soprattutto a livello internazionale. Utilizziamo parole chiave nella maggior parte delle sezioni che ci mette a disposizione LinkedIn, quindi cerchiamo di inserire nella biografia, inserire nella descrizione, inserire in qualsiasi luogo che ci mette a disposizione LinkedIn delle parole chiave che ci serviranno per essere ritrovati molto più facilmente, ma allo stesso tempo essere posizionati in un certo settore. Come ad esempio nel mio profilo la parola TikTok è molto presente, proprio perché è stato un mio posizionamento che ho avuto fin da subito quando ho iniziato a comunicare sui social come Federico Rognoni. Questo è il motivo per il quale sia su LinkedIn che sugli altri social vedete molto spesso la parola TikTok. E su LinkedIn in particolare, soprattutto se una persona sta cercando un consulente di TikTok o qualcuno che possa poi creare contenuti per la piattaforma e così via, potrà trovare sia su internet che su LinkedIn con questa parola chiave. Quindi cerchiamo di inserirla ovunque e inserire anche del call to action per poi portare interazioni e crescere sul nostro profilo. Un altro consiglio è quello di non scegliere collegamenti a caso semplicemente per crescere e avere un gran numero di collegamenti, perché alla fine possono essere inutili. Così come sugli altri social, avere una nicchia ben specifica è molto utile.
anche su LinkedIn accettare qualsiasi collegamento da qualsiasi persona nel mondo non per forza è una cosa utile. Ad esempio, io faccio post completamente in italiano, quindi andare ad accettare degli utenti, magari americani, eccetera, che vedo che non hanno interessi in comune, in particolare non capisco neanche l'italiano, capisco prima di tutto che non interagiranno mai con i miei contenuti, ma inoltre che non nasceranno mai neanche collaborazioni, perché sono in settori completamente differenti. Quindi è importantissimo andare a scegliere e selezionare i collegamenti che possiamo andare a accettare. Quindi non accettate tutti solo per crescere o mandate voi stessi collegamenti a persone a caso, ma cercate di selezionarli. Quindi magari una volta a settimana cercate magari delle persone che possono essere simili a voi, con interessi simili, e selezionate loro e andate a mandare a loro un collegamento. Invece alle persone che non c'entrano nulla evitatele, perché poi abbasseranno le interazioni dei vostri contenuti e quindi i vostri contenuti poi non cresceranno e il vostro profilo non verrà visualizzato con grande capacità come potrebbe averlo invece nel momento in cui avete solo collegamenti in target che quindi sono interessati ai contenuti che pubblicate. Su LinkedIn sono presenti anche i gruppi, non sono utilizzati così tanto come vengono utilizzati magari su Facebook, ma sono comunque una possibilità e possono essere sfruttati molto molto bene. Quindi cerchiamo di entrare nei gruppi del nostro settore, perché poi da lì ci potranno trovare anche altre persone che magari fanno qualcosa di simile a noi e possono nascere collaborazioni e relazioni molto interessanti. Quindi cercate i gruppi corrispondenti alle vostre nicchie e andate a interagire magari con i contenuti migliori o pubblicate contenuti che poi magari possono essere utili per la community. In questo modo vi farete un nome anche in quella nicchia. Inoltre è importantissimo mantenere sempre aggiornato anche il profilo a livello di post, quindi pubblicare contenuti all'interno del nostro feed, inoltre interagire con altri profili. E infine chiaramente andare ad aggiornare quelle che sono le nostre competenze, se abbiamo preso nuove certificazioni andiamo a inserirle, oppure dall'altro lato se abbiamo iniziato un nuovo lavoro, quindi abbiamo preso una nuova posizione, inseriamola quasi subito quando l'abbiamo fatta, perché chiaramente il nostro posizionamento è molto importante, quindi cerchiamo di mantenere sempre aggiornato il nostro profilo. Anche i contatti, quindi se ad esempio cambiamo email, cambiamo numero di telefono e sul nostro profilo LinkedIn abbiamo ancora quelli vecchi, cambiamoli subito, perché magari qualche persona ci contatterà ma non troverà una risposta perché noi in realtà abbiamo già cambiato email o abbiamo cambiato numero. Quindi cercate di mantenerlo sempre aggiornato. Su LinkedIn c'è anche una sezione dedicata alle raccomandazioni o persone che hanno collaborato con noi che vogliono scrivere una recensione delle nostre capacità e di ciò che abbiamo fatto. Cerchiamo di sfruttare questa sezione per andare a chiedere magari qualche nostro collaboratore, qualcuno con cui abbiamo lavorato, di scrivere effettivamente una recensione di come si è trovato. In questo modo abbiamo, diciamo, una riprova sociale delle nostre capacità, delle nostre competenze, e le persone chiaramente si fideranno molto di più di quello che sappiamo fare, perché altre persone hanno già, diciamo, provato il nostro servizio e le nostre competenze e si sono trovate bene e quindi vogliono lasciare una recensione positiva. Quindi non sottovalutate anche questa sezione. Inoltre su LinkedIn c'è un servizio molto semplice, molto utile e gratuito che ci permetterà di andare a osservare se sta funzionando tutto bene, se stiamo facendo un bel lavoro, e si chiama Social Selling Index. Questo strumento è veramente molto utile per monitorare tutto quello che stiamo facendo e capire se il nostro lavoro sta effettivamente funzionando. Quindi in questo video abbiamo visto come poter effettivamente ottimizzare il nostro profilo LinkedIn, abbiamo visto le varie sezioni e cosa dovremmo fare per poter crescere effettivamente all'interno di questa piattaforma. Se ti è stato utile ti invito a mettere un piace qua sotto, se hai qualsiasi domanda puoi farmela qua nei commenti o su direct di Instagram, e per il resto iscriviti perché sto facendo uscire un video al giorno sempre sul mondo dei social e della crescita personale e del marketing, quindi se sei interessato iscriviti e ci vediamo al prossimo video.